Chiudiamo il nostro ciclo di puntate di Goalkeeper con un evento speciale con un amico, con Willy Vignati, con tantissimi professionisti qui a Villafranca d'Asti, insomma un modo per preparare i giovani numeri uno a quello che ovviamente sarà, e ci auguriamo, il loro lavoro nel futuro, ma soprattutto insomma un modo per trovarsi insieme, per condividere tante esperienze e per divertirsi. No, una settimana bella, il quinto stage dedicato a Mattia Antonini che svolgiamo qua a Villafranca d'Asti, un evento che nel tempo, negli anni, ha preso un bel giro, diciamo, in quanto alla presenza dei ragazzi. Questo anno siamo sui 60 partecipanti di nuovo. Contenti perché sono arrivati ragazzi della Costa Rica, dalla Svizzera, da Napoli, da Parma, dalla Toscana e via. Una settimana sola dedicata proprio per il numero uno, vissuta insieme a grandi professionisti, perché collaboriamo tutta con gente che ha giocato ad altissimi livelli e allena attualmente anche ad altissimi livelli. La palla scappa perché c'è un disagio, qui c'è il numero, la domenica non c'è il numero, significa che tu pensi ad altre cose, ok? E la palla ti scappa. Pronti? Via! Dai! Posto bene, vai! Uno, vai, muovi! Sì, vai! Ancora in giro, vieni a seguire! Vieni, dai meglio! Buono, vai! Che piedi usi ora? No! Devo usare il sinistro! Dai, apro! Upla! Tu! La qualità, quando è partita questa idea di dedicare l'evento in ricordo a Mattia, ho detto dentro di me bisogna dare qualità sotto tutti gli aspetti, dal cibo agli alberghi, al campo, ai palloni, a tutto quanto, ma soprattutto la gente che verrà in campo deve essere di qualità. Per quello noi abbiamo la possibilità di avere Fabrizio Ferron, che ha 700 partite tra Serie A e Serie B, Marco Roccati, che ha giocato anche all'estero, ha giocato in Italia in Serie A, e il maestro Di Iorio, che è recentemente è stato premiato per la sua traiettoria e che è stato a scoprire Andanovic, Scuffet, Mered, Pagliuca al suo momento, Vinti, Graziano, che è un altro ex portiere attualmente anche ad alti livelli con l'Under 20. E questo anno la cosa nuova è stata la sorpresa che siamo riusciti a portare a Roger Mora, che è l'allenatore del portiere che ha preso a Keylor Navas quando aveva 15-16 anni, lo ha portato anche a esordire in Serie A in Costa Rica. E lui ha dato un'impronta molto forte qua, perché ai ragazzi è piaciuto molto il modo che ha di allenare, il modo che ha di provocare i ragazzi a tirare un qualcosa oltre che non sia la tecnica, come sempre diciamo. È bello perché è un altro modo di vedere come si allena un portiere. Uno, vai. Ok, dai bene, dai preciso. Dai preciso, vai. Ok, buona, dai. Io ti chiamo un colore da toccare con la mano. Tocchi la parte alta dell'acqua. Ok? E andiamo in fretta. Oh, vieni, giù. Devi correggere la tecnica. No, lo fanno per preferenza, evidentemente si sentono un po' più sicuri. Lasciamogli la libertà di fare. Io guardo l'avversario, parto dal centro della porta e mi faccio attrarre dalla palla. Ok? Se io ho tempo per poterlo fare, questo che succede quando i vostri compagni fanno i tiri in porta. Tutte le volte che uno prende la palla e viene verso la porta in guida per calciarmi, se voi partite dal centro e vi fate attrarre dalla palla, tre passi in accorciamento, quando l'avversario sta per calciare, equilibrati in postura, fermi. Via! Bravo! Via! Bravo Nicolas, dai! Via! Cambio! Sicuramente già adesso finiamo già domani l'evento, stasera ci sarà la battaglia tra portieri, che è un evento dedicato sempre a Mattia, perché l'ultima sport che ha fatto, per chiamarlo in un modo, è stato fare una battaglia tra i portieri insieme a suo padre, perché giravano un po' dappertutto per seguire queste battaglie, perciò un evento che per noi oggi ha un alto
carico emotivo e anche responsabilità per dedicare proprio quei momenti a ricordare Mattia sotto tutti gli aspetti. Perciò niente, domani una volta finito tutto già staremo con la testa per organizzare il prossimo anno, perché come sempre dico, gli stage bisogna dare sempre sorpresa, bisogna sempre aggiornarsi, rinnovare, cambiare e via. Di nuovo aspettare per il prossimo anno un altro camp di prestigio.